dividiamo il Centrafrica, che è come la Francia, quindi due volte l'Italia, dividiamola in tre parti. Una parte nel 2014 sono stati mandati via, in parte da disordini un po' tipo partigiani, in parte dalle forze, non so, ma sono stati mandati via. Quindi in un terzo è abbastanza libero, però ci sono sempre dei gruppi che vanno e vengono, che risiedono anche sul posto, a volte sono tranquilli, a volte invece fanno ancora qualche disastro. E comunque fanno barriere anche sulle strade, si piglia i soldi per loro, però vanno e vengono. E in questa parte è abbastanza tranquillo. Negli altri due terzi non è cambiato niente da quando poi è stato preso. Quindi nel nostro paese, e penso che sia così in tanti paesi africani, quando la capitale è libera, è salva, per tutti va bene, sia per la nazione, sia per l'opinione internazionale, quindi per l'ONU anche, per tutti. Mentre invece se la capitale è presa, allora bisogna provvedere qualcosa perché non va bene, si è saliti. Ora, il Centrafrica non è un conflitto interno, ma sono bande straniere che hanno invaso e hanno preso uno Stato. Di questo non so chi se ne è reso conto. L'ONU dice che tutto va bene, ma non è affatto vero. L'ONU è presente, ma serve solo minimamente per dare quella sicurezza che è naturale, istantanea al popolo, alla gente, a tutti, per dire se succede qualcosa va bene, però non interviene mai. E quindi in pratica è quasi inutile che sia presente l'ONU in un paese così. Potrà mai arrivare la pace? Comunque i conflitti o si risolvono subito o poi vanno per le lunghe. La pace arriverà, ma quando? Non si sa. Quindi che l'uomo lavori per la pace, non per pagare gli stipendi magari a tutti i militari, a nazioni povere o meno, oppure c'è un impegno provvisorio ma non di fondo e di base. Si vuole far vedere che si lavora, ma non si lavora andando a prendere il problema esattamente per estirparlo, ma si convive col problema. E questo, il convivere, fa sì che anche, tanto andrà per le lunghe, fa sì che anche che in una parte del paese che è preso, che i ribelli sono lì e fanno un po', facendo pure disgraziati, terroristi, i ladri, i banditi, quindi facendo la legge, l'istituzione. La gente in certe parti si abitua anche al fatto che però in certe zone c'è movimento, uccidono, cioè in altre zone non fanno molte rappresaglie ma restano lì tranquilli, danno il senso di proteggere la popolazione, e questa popolazione quando si dirà andiamo a buttarli fuori, andiamo a vedere cosa, si opporrà perché si sentono difesi da loro e non dallo Stato. Genova con l'Africa è intanto un'associazione ONLUS che opera qui in Liguria da molto, molto tempo e diciamo fa sempre riferimento ad Monsignor Cesare Mazzolari, che ha fondato una più grande associazione di Brescia che noi sosteniamo continuamente, perché effettivamente è una figura, è stata una figura per noi straordinaria, di un'umanità eccezionale, e ha attuato attività varie, ha aperto scuole, ha costruito pozzi, ha dato vita proprio a dei villaggi. E quindi noi, diciamo, nel nostro piccolo abbiamo sempre presente il motto di Madre Teresa di Calcutta, cioè non fare grandi cose ma piccole cose con tanto amore. Ecco, quindi noi cerchiamo di sostenere la Fondazione Cesar, a cui faceva capo Monsignor Cesare Mazzolari, realizzando dei piccoli progetti ma molto efficaci. Ad esempio, è proprio uno tra gli ultimi che abbiamo sostenuto, è l'acquisto di una macina e di un forno per fare il pane, perché per una scuola di ragazze, la scuola di Loreto, che si trova appunto in Sud Sudan. Bene, grazie a questo piccolo progetto adesso le ragazze sono in grado di sfornare addirittura 1000 panini al giorno per tutta la comunità. Quindi insomma noi siamo molto lieti di questo. Naturalmente poi in questo preciso momento
abbiamo molta attenzione anche per il progetto Fame, perché in questo periodo la fame è uno dei, diciamo, delle problematiche più urgenti, che non vuol dire solo stomaco vuoto, ma qualcosa di più. Infatti moltissimi sudanesi, sud-sudanesi, si parla addirittura di 2 milioni, si stanno emigrando tra il Kenya e l'Uganda, che li sta anche accogliendo. Quindi c'è una forte emigrazione proprio all'interno degli stati africani. E noi cerchiamo di fare il possibile per dare sviluppo a questo paese, partendo proprio dall'educazione, dalla scuola, che ci permette così appunto di fare delle cose efficaci e, come diceva Mazzolari spesso, piano piano ce la faremo. Allora, quali prospettive per i progetti sociosanitari da poter attuare in Africa? Ok, allora, questo ottobre partiremo insieme a Bolivia, che è un ingegnere camerunense che studia le energie rinnovabili qui in Italia, per il Camerun. Nel suo villaggio di Batufam andremo per vedere quelli che possono essere i progetti da fare in Camerun, quindi sempre a livello di scuola, quindi prevenzione dell'abbandono scolastico, la prevenzione sanitaria anche nelle scuole, e poi sempre nell'ambito sanitario un discorso di visite nei villaggi gratuite in accordo con il capovillaggio e i direttori sanitari della zona, per far conoscere comunque la possibilità delle cure e l'importanza delle cure anche a chi non ha la possibilità di raggiungere magari gli ospedali.